Credo che questa sia la prima volta che facciamo colazione tutti e quattro insieme, online intendo. Davvero? Stamattina non so perché non mi sono alzata presto. Sarà stata la bronza di ieri sera. Mai dormito così bene. Ci avete dato dentro, eh? Scusate! Avete bevuto parecchio, ragazze. Eh già. Qualcosa non va, Vittoria? Hai dormito male? No, no, tutto bene. Eri comoda sul materasso. Dovresti coordinare meglio respirazione e deglutizione. Sì, comunque ero comoda, molto comoda. Comunque, devo dirvi una cosa. Una cosa di cui abbiamo parlato ieri io e Omar, durante la serata. Stamattina ho telefonato per dare le mie dimissioni. Non faceva per me. Vi ringrazio ragazze per l'aiuto col curriculum, ma io sento che è il momento di osare qualcosa di più. Hai fatto bene. Nella vita non bisogna aver paura di cambiare. E poi, nonostante la crisi, è più facile cambiare il lavoro che ragazza. Ma ti ha dato di volta il cervello? Vuoi farci scoprire? Scusami, non riuscivo a non farlo, che è stata una cosa così assurda. Lo so, ma almeno cerca di mantenere la calma. Vittoria, io vorrei ricordarti che noi siamo cugini di primo grado, ok? Primissimo grado, ok? E nelle nostre vene scorre praticamente lo stesso sangue, noi non siamo in Alabama. Credi che a me sia piaciuto quello che è successo? No, 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 certo che no, 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 Ma ormai è successo e certe cose non si possono cambiare. giusto. Però possiamo far sì che non lo scoprano. Scusami, scusami, davvero, io ce la metterò tutta, davvero, ti prometto che non verrà mai a galla. Ragazzi, con Giulia pensavamo di provare questa nuova app della macchina della verità. Che ne dite? Allora, è molto facile. Ognuno di noi fa una domanda a qualcun altro e vediamo che cosa succede. Non credo sia una buona idea. Concordo. È un po' rischioso. Ma dai, ma che cosa può venire fuori di così scandaloso? Prima però vorrei fare due parole in privato con Omar. A me? Omar, ho pensato molto in questi giorni. Io ho deciso che devo dichiarare il mio amore a Vittoria, una volta per tutte. Durante il gioco tu mi chiederai se amo Vittoria? Ed io ti dirò di sì. L'app non suonerà e lei capirà che dico la verità. Vuoi fare tutto questo per questo? Ti scongiuro, è la mia ultima chance. D'accordo. Ok, comincio io. Giulia, ti piace fare il medico? Sì. E va bene. Mi fa schifo, contenti? Lo faccio solo perché con il mio dono posso ambire a delle professioni ricche senza faticare. Ora tocca a me. Omar, ti depili le ascelle? Ma che domanda è? Certo che no, certo che no. Ma ti pare? Ero sicura. L'amo! No! No, no, non è vero, non è vero, la macchina sbaglia, io ti amo, Vittoria, io ti amo fin dall'inizio, io ti amo fin dalla prima volta, Vittoria! Ti prego, ascoltami! Marco, ti prego, basta, basta. Tranquillo, è solo un'app. Un momento! Omar, fammi vedere le ascelle. Non mi depilo le ascelle! Ma non è possibile! Può succedere, magari Vittoria ti piace, ma non è vero amore. Magari ti eri solo convinto di essere innamorato. C'è solo un modo per scoprire se l'app sbaglia. Oh no! No, 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 no! Giulia, a te piace Omar? Certo che no. Cosa? No, ma no, 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 non può essere! Questa è la prova che l'app non funziona! Funziona invece. Giulia me l'ha confessato ieri sera.
Davvero? Se è per questo, allora non è vero che a Vittoria non piace Marco. Cosa? No, che non mi piace. Oddio, non posso crederci. Credevo di amare una a cui non piaccio e invece non amo una a cui piaccio. Giocare a questo coso è stata una pessima idea. Vittoria, dimmi almeno che non hai fatto sesso con nessuno mentre mi respingevi. Vittoria, non rispondere. No. Oh mio Dio. E con chi? Non sono affari vostri. Ti credevo diversa. Evidentemente sei come tuo cugino, ti paresti chiunque tranne me e lui. Anzi, sai che ti dico, forse ti paresti pure lui. Ti piacerebbe farti tuo cugino, eh? Ti piacerebbe farti tuo cugino? Certo che no! Sì, certo, magari te lo sei anche già fatto. Non me lo sono mai fatto. Che cosa? Oh. È disgustoso. Io non posso crederci. No, ma come hai potuto? Oh, adesso basta! Mi sono stancato di questo gioco. Ok, nessuno di noi è perfetto e non ci conosciamo per niente. Ed è giusto così. Ognuno ha i suoi problemi e non è compito degli altri risolverglieli. Marco credeva di amare mia cugina, ma non ha mai avuto le palle di dirglielo fino in fondo ed ecco perché ha fallito. E Vittoria ha sempre finto di non provare interesse perché ha paura di fare nuove conoscenze e non vuole mettersi in gioco e pensa che gli altri pensino male di lei. Giulia ha sempre nascosto i suoi sentimenti perché non si voleva esporre con nessuno e io... Beh, io mi sono innamorato di lei appena ha smesso di farlo. E ho fatto sesso con mia cugina perché ha sbagliato stanza, ma io ero lì per lei. Giulia, ero lì per te. E poi non ho mai avuto il coraggio di dirvi che me ne vado. Cosa? Come te ne vai? Che vuol dire? Sono usciti i risultati del mio esame. Dopo 5 gloriosi anni accedo finalmente al quarto anno. Che però si tiene in un'altra sede. Non è più in centro? No. E dov'è? In Bovisa. Sono 5 chilometri di differenza. Lo sapete che odio i mezzi pubblici. E mi chiudono questo account. Ora, se non vi dispiace, vado a fare le valigie. Ehi. Ehi. Come stai? Bene, tu? Bene. Mi dispiace per quello che è successo. Anche a me. Io sono stato stupido, infantile. Avrei dovuto dirti chiaramente quello che provavo da subito. Magari ci avremmo riso sopra e non sarebbe successo nulla di tutto questo. No. Io avrei dovuto dirti la verità. Magari saremmo usciti insieme, ci saremmo conosciuti meglio e avremmo capito se eravamo fatti l'uno per l'altra. Senti, non mi interessa quello che dice l'app. Io penso di amarti. No, io invece no. Allora è un addio. È un restiamo amici, se va bene per te. No. No. Basta. Però se vuoi posso aiutarti con i tuoi tutorial tra un colloquio di lavoro e l'altro. Mi farebbe molto piacere. Mi stai veramente chiamando da questa chat? Sono nell'altra stanza. Non voglio che te ne vai. È troppo tardi, Giulia. Ma mi inviterai nella tua nuova casa? Dipende. Da cosa? Se tu sei pronta a stare con me. Sì, e tu? Non desidero altro. Posso venire già stasera? Certamente. Ah, pronto, Elisa? Elisa, sì, ciao. No, guarda, stasera non posso, no. Guarda, mi è venuto un mal di testa che...